Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio parlare di un kata fantastico, secondo me, mio personale avviso, uno dei più bei kata, se non il più bel kata dello stile Shotokan. Ho già fatto un video su questo kata, un modo particolare su che gamba scendere, in che modo scendere per fare il classico mawashi da terra, destra e sinistra, avete già capito, il mitico Unsu. Oggi vi voglio parlare del calcio Unsu, il calcio volante a 360 gradi. Non skippate perché tanto l'ho già visto, so già di cosa si parla, un su 100 anni che lo faccio, sì, ok, va bene, va benissimo, ma oggi in questo video vi voglio parlare di tre modi come fare a saltare, in che modo viene fatto questo salto, oggi ve lo voglio proprio descrivere, vai! Cari amici, oggi voglio parlare proprio del salto del kata Unsu. Salto calcio, ma il calcio c'è? C'è? Non c'è? C'era? Boh, allora no, dai, facciamo un salto indietro. Voglio parlare oggi tre modi per poter fare il salto, il mitico salto a 360 gradi che a noi karateka, shotokanisti di vecchio stampo, ci sembra un'acrobazia allucinante. Pensate a chi fa ginnasta attrezzistica, corpo libero, il ginnasta con gli anelli, insomma tutti quei personaggi fantastici che fanno di quelle acrobazie meravigliose, fantascientifiche, pensate loro a fare un salto così a 360 gradi, quelli magari si mettono a ridere. Però per noi, per il nostro piccolo di karateka, di gente che picchia forte, duro, impiantata a terra, eccetera, è un salto veramente impegnativo. Poi se si va su con gli anni è ancora più difficile. Ma torniamo al punto. Tre modi per poterlo fare. Sì, tre modi per poterlo fare, perché nelle ultime gare o a un decennio a questa parte è cambiato molto questo tipo di calcio. Allora, il grande Nakayama, la Bibbia, se andate a vedere i video storici in bianco e nero del grandissimo Nakayama, si preparava al salto, anche lì sarebbe da fare, aprire una bella parentesi, chi parte in Zenksudachi, chi parte in Furudachi, chi parte addirittura in Kibadachi, insomma, lasciamo stare la posizione preparatoria del mitico salto, ma il punto fondamentale è questo qua, il piede sinistro si sposta o non si sposta? Perché Nakayama non lo spostava, c'è un leggero aggiustamento. Prima del salto ci sta un leggero aggiustamento prima del salto, ma il salto praticamente parte proprio da lì, cioè il perno, il piede sinistro fa il perno, c'è il salto a 360, addirittura sarebbe questo shirogari volante che proprio nella fantasia bisognerebbe calciare, richiamare, scendere giù a gamba tesa. Non lo fa nessuno, si gira con questa gamba e si tira dietro e va bene. Però ho visto il periodo a questa parte che addirittura ci sono dei grandissimi campioni di livello internazionale che addirittura il piede d'appoggio non fanno un leggero aggiustamento che ci potrebbe stare, ma addirittura fanno un passetto, cioè prendono una piccola rincorsa con questo piede sinistro, prendono questa piccola rincorsa che chiaramente agevola veramente in modo allucinante il calcio viene più alto, viene più slanciato, salta un po' chiaramente anche l'embusin, perché facendo questo passettino salta l'embusin, però il calcio viene notoriamente fatto meglio e molto agevolato. E lì, vabbè, però non siamo contenti, addirittura grandissimi campioni lo fanno ancora, ci mettono ancora qualcosina di più per semplificarlo, un leggero passo indietro, slancio passo avanti e va di questo salto, e più su si va e più bello viene il kata. Ma c'è qualcos'altro veramente che non lo digerisco tanto, guardiamolo insieme, dai. No, non lo digerisco, nel senso che chiaramente, come dico sempre nei miei video, amici del Tempio, fate, dovete fare come volete nel vostro mondo e fate benissimo a fare così, però io vi dico la mia idea, se no non farei questi video. C'è qualcosa che però non mi piace tanto, personale, eh? C'è una specie di taglio di questo calcio per farlo in maniera molto più semplice. Sembra quasi un taglio che assomiglia, ormai questo calcio, a forza di tagliarlo, sembra poi un pochino il calcio di Kankusho, dove chiaramente il calcio è a 180, non a 360, perché è lì il problema, è il 360. Allora cosa si fa? Si fa il perno sempre sulla gamba sinistra, sul piede sinistro. Non si salta in quel punto lì proprio nella partenza, ma si gira
si gira quasi per tutta la lunghezza, o almeno tre quarti del calcio, e quando siete a tre quarti di rotazione fate il classico calcio, questo shirogari dietro, non viene un salto molto alto, però funziona, addirittura funziona talmente bene che nel 2010, finale di Belgrado, la nazionale femminile serba, mi sembra proprio in una finale, proprio quella nazionale femminile italiana, campionati UKF, quindi non quelli della Parrocchia, fanno il calcio fatto in questa maniera, cioè fanno quasi il perno davanti, girano a 360 ancora col piede appoggiato e poi quasi in fondo fanno questo saltello, tirano e il calcio chiaramente c'è, la tecnica c'è, il calcio ci sarebbe, però non è a 360, cioè non è che partono da quel punto, fanno il 360, girano e vanno giù, quelli girano sul piede e poi quando sono un po' dietro qua, è un po' la tendenza che anche qualche mio amico che mi segue, intanto mi manda il video, l'ho beccato e gli ho scritto, guarda che però fai bene a fare il calcio così, va benissimo, però non fai il 360, cioè nel senso giri a 360, però per tre quarti di giro sei un pochino a terra, quindi salta e cambia veramente il discorso naturale basico come faceva Nakayama sul 360 fatto la posizione di partenza. Arriviamo alle conclusioni. Amici del Tempio, siamo arrivati alle conclusioni. Oggi vi ho illustrato tre modi particolari, cioè il base, quello antico che si faceva, che secondo me è il più difficile, però secondo me è il più ok. Il secondo, col saltello, la rincorsa, addirittura richiamo il piede e faccio un saltello avanti, il balzello, insomma, facilita tanto. Il terzo, secondo me, non so. Fatemi sapere nei vostri commenti, iscrivetevi al canale e fatemi sapere come lo fate voi il calcio in su. Ciao dal Tempio Massimo.